Buongiorno dal TG1. La nostra vita si sviluppa attraverso l'azione quotidiana di persone sconosciute, servitori dello Stato e della nostra comunità. Così il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato i due agenti di polizia uccisi ieri a Trieste. Il Capo dello Stato è intervenuto a Napoli alla cerimonia per il 180° anniversario della linea ferroviaria Napoli-Portici. Le sue parole sono state accolte da un lungo applauso che esprime, ha detto Mattarella, il sentimento di affetto, riconoscenza e dolore di tutta Italia. L'inviata Nadia Zikowski. Questo applauso di affetto, di riconoscenza, di dolore esprime il sentimento in queste ore del nostro paese per quanto è avvenuto a Trieste. La platea accoglie e condivide le parole del presidente Mattarella di cordoglio, tristezza, riconoscenza nei confronti dei due agenti uccisi ieri nella questura di Trieste. La nostra comunità, dice il capo dello Stato, è fatta di questi servitori dello Stato. In realtà la nostra vita procede e si sviluppa attraverso l'azione quotidiana di tante persone sconosciute, servitori dello Stato, servitori della nostra comunità. Persone che contribuiscono giorno per giorno allo sviluppo del paese, dice Mattarella alla cerimonia per i 180 anni del tratto ferroviario più antico d'Italia, Napoli-Portici, inaugurato da Ferdinando di Borbone, ringraziando i ferrovieri. Persone anche loro, riconosce il Presidente, che contribuiscono giorno per giorno allo sviluppo del paese. Sono punto di riferimento per i movimenti e le relazioni nella nostra collettività. Sono i protagonisti di questi 180 anni di storia del treno.